Ciao a tutti da Piero 86, eccoci di nuovo qui con una nuova entusiasmante avventura con i non morti di Warcraft 3. Andiamo avanti con il cammino dei danni. Adesso siamo alla missione, al capitolo 3. Adesso io l'ho già fatta la missione per conto mio, per vedere un po' com'era, quindi vedete capitolo 4. Comunque no, adesso affrontiamo il capitolo 3. Andiamo a vedere subito l'introduzione. Meravigliosa, eterna quel Talas. Non Bellissimo. tornavo qui da quando ero ragazzo. Attenzione, gli elfi sono soliti tendere imboscate. Invidi. Fragili elfi non mi preoccupano, negromante. Le nostre forze aumentano con ogni nemico ucciso. Non essere troppo sicuro di te, cavaliere della morte. Non devi prendere alla leggera gli elfi. Vedremo. Portate qui il prigioniero. Belli cari di non morti laggiù. Dov'è l'ingresso per la tua terra, elfo? Non entrerai mai a quel Talas, principe decaduto. La stessa foresta proteggerà i nostri confini, così come il portale incantato terrà al sicuro la capitale. I tuoi preziosi portali e gli alberi non mi fermeranno, piccolo elfo. Portate i carri dei morti. Creeremo da soli la nostra entrata. Devastazione più totale. Eccoli belli belli. Salutiamo gli alberelli. Le energie di questo luogo sono potenti. Uccidete gli elfi, abbattete i loro edifici. Questo luogo è perfetto per la vostra base. Sarà un piacere. I non morti stanno avanzando, avvisate le sentinelle. Ma cosa vuoi avvisare? Dove devo versare il sangue? Tanto costruisco subito la base così guadagno tempo. Obbedisco con piacere. Nessuno può darmi ordine. Distruggo tutto, tanto questa è la base più sfigata, diciamo, degli elfi, quindi. Facciamo subito secca. Intanto qui non posso costruire finché non mi si completano di queste due strutture, perché dopo mi comincia a creare il terreno maledetto, dove posso costruire solamente lì. Dai, distruggete voi. L'unica roba che dovete fare è quella. Quindi fatela. Pum, devastanti contro gli edifici. I carri dei morti. E qui ci stiamo mettendo 2 ore. Vabbè. Vale. Allora, i carri li mettiamo qua insieme ai negromanti. Cammina in punta di piedi. Intanto i goli facciamo fare legna, tanto. Non ha niente da fare adesso. Nessuno può darmi ordini. Allora, praticamente, tanto che costruisco, spiego un po'. Adesso qui arriveranno degli elfi, un esercitino di elfi con l'eroe loro. Buona sostanza non so da dove, perché comunque tutte le entrate, tutte le, diciamo, questi percorsi sono bloccati da degli alberi che dovrò distruggere con i carri per crearmi un passaggio, diciamo, per andare negli non altri villaggi, ecco, vedi? Vedete? Sono Sylvanas Windrunner, generale dei Ranger di Silvermoon. Vi ordino di tornare indietro. Sei tu che devi retrocedere, Sylvanas. La morte in persona è giunta nella tua terra. La morte Fate in persona. Fate del vostro peggio. Il portale elfico per il regno interno è protetto dai nostri. Zitali. Baldrak. Evocazione completata. Ok. Cosa desideri? Cominciamo subito a fare. Sì. A erigere difese. Obbedisco con piacere. Che cosa c'è ora? Dove devo versare il mio sangue? Facciamo anche il cimitero in modo tale che posso cominciare a raccogliere pure la legna. Mettiamo qui. Sì, padrone. Nessuno può darmi. Praticamente, come dicevo, adesso non dovrebbero più attaccarmi finché io non apro un passaggio, in teoria. Almeno l'altra volta che l'ho fatto era così. Ok. Evocazione completata. Adesso andiamo avanti a costruire, quindi sto pezzo qui penso che lo taglierò, perché adesso prima di andare a distruggere il primo campamento elfico devo un po' costruire un po' di roba. La mia vita per Nerzo, non posso evocare qui. Obbedisco con piacere. Praticamente i carri dei non morti hanno la capacità di raccogliere automaticamente i cadaveri. I cadaveri mi serviranno con i negromanti, perché farò un esercito praticamente di scheletrini, che qui non ci sono unità nemiche che hanno, diciamo, il dispel, quello che distrugge le unità evocate, o comunque le disperde le magie, che sono considerate magie le unità evocate, e praticamente mi faccio un esercito di scheletri abnorme, perché da un cadavere fanno 2 scheletri. Cosa desidera? Tutte le volte che si ricarica, ed è velocissimo come incantesimo.
per cui vedrete la devastazione più completa. Questa missione è bellissima, mi piace un sacco. Una morte senza riposo. Ok, direi che possiamo anche andare adesso. Ho caricato i carri di cadaveri che mi fornisce il cimitero costantemente. Ogni tanto ne spunta uno, loro lo raccolgono perché io ho messo come abilità automatica la raccolta dei cadaveri. Mi sono riempito, praticamente mi sono riempito un gruppo di negromanti che mi servono per assicurarmi la vittoria contro gli elfi, perché comunque non avendo, come dicevo prima, dispel, riescono a tirare su un esercito. I ghoul li uso come, diciamo, scudo iniziale, perché dopo loro morendo forniscono altri cadaveri negromanti. Quindi andiamo a distruggere il primo campamento degli elfi. Nessuno può darmi ordini. Ci serviranno. Che cosa c'è ora? Vediamo se sono degli alberi da abbattere con i carri. Cammina in punta. Li attende una morte senza riposo. Nessuno può darmi ordini. Con i ghoul li metto qui da una parte. I morti ci serviranno. E con i vari, i miei carissimi caretini. Allora, qui intanto faccio un po' di soldi, perché una volta che distruggo la base degli elfi, diciamo che poi dopo ci faccio una seconda espansione. Prendo una seconda miniera. Cosa desidera l'ombra? Che l'oscurità mi guidi. Nessuno può darmi ordine. Ok, andiamo. Carica! È bellissima sta missione. E cosa c'è ora? Ci vuole un po' l'inizio per prepararla, ma l'ombra parla, idiota. Sarà meglio. Nessuno può darmi ordini. Ci serviranno. È il principe umano traditore. Correte per la vostra vita. Cosa desidera l'ombra? Vi attende una morte senza riposo. Morte ci desidera l'ombra. Allez. Vale, cerchiamo di salvare un po' più gol possibile. Nessuno può darmi ordini. Guardate che esercito. Cammina in punta di piede. Poi facciamo anche la magia, perché li ho anche potenziati. Vi attende una morte senza riposo. C'è una magia che rende, praticamente aumenta del 75% la velocità di tir di attacco, insomma. Però ne consuma un po' di vita. Vedete che devastazione. Cosa desidera l'ombra? Le nostre truppe sono sotto attacco. Vai, bomba. Ho salvato anche qualche gold. Intanto mi porto un po' di accoliti verso Arthas. Dove devo versare il mio sangue? E cosa c'è ora? E via, e devastiamo tutto. Venite, venite, cosa fate? Vale, adesso arrivano anche gli altri, non potremo rompere. Adesso sono arrivati, dai una mano anche l'altro, quelli dell'altro villaggio. E cosa c'è ora? Se non durano molto. Dove sono i carri? Sarà meglio. No, me li hanno segati. Ma va a cagare, tocca rifarli. Vabbè. Sono sotto attacco. Cammina in punta di me. Non ho anche corso. Diciamo, desidero solo servire. Ok, vieni qua, te. Tanto fai la miniera. Sarà meglio. Secca sti cacchi, seccate voi scheletrini intanto sti cacchi di roba. Di pirlotti che stanno cercando di riparare. Dove devo versare il mio sangue? Vale. Cosa? Attende una morte senza riposo. Desidero solo servirti. Il mio destino è deciso. Cosa desideri? Ordine. Ah dai, seccate, seccate. Sarà meglio. I morti ci serviranno. Ok. Ok. Cosa desideri? Adesso ricominciamo a fare un'altra, facciamo un'altra espansione qui. Con piacere. Dove devo versare il mio sangue?
Nessuno può darmi ordini. Ok. Cosa desidera, l'ombra? Parla, idiota. Visto come è andato giù velocemente l'altro campamento, l'accampamento, cioè, proprio inutile resistente. Tanto voi siete a fare niente, accoppatelo. Imparate a dormirmi. Che bellino. Ora. Che cosa c'è ora? Frostburn. Uno lo cieco così, dai. Mi attende una morte senza riposo. Dove devo versare il mio sangue? Il mio destino è deciso. Ok. Iniziamo a erigere un po' di difese. Obbedisco con piacere. Non devo fare tanto esercito. Sarà fatto. Obbedisco con praticamente piacere. Non ho quasi perso. Giusto il gol. Sarà merda. Mi attende una morte senza riposo. Lo soffrire. Sarà merda. Poi ho ricominciato a riprendere sul cadavere. Mi attende una morte senza riposo. Ale. I morti ci serviranno. Cammina in punta. Cosa desidera l'ombra? Ok, rifoltiamo anche la prima linea.